Buonasera a tutti, ben felice anche questa sera di essere qui con voi a presentare un libro a cui, come Associazione Archivio Storico Olivetti, teniamo molto. Sono con noi stasera per presentare Congegni Sapienti, stile Olivetti, il pensiero che realizza. Sono con noi l'autrice Caterina Cristina Fiorentino, che è insomma autrice di questo volume, docente all'Università di Napoli, amica da molto tempo del nostro archivio, studiosa, appassionata e molto determinata, assieme alla casa editrice che ha editato questo libro. E abbiamo con noi Riccardo Lorenzino, che è stato fondatore di Apax Editore, e Mauro Lerda, Executive Director di Apax Editore. Ringrazio quindi voi di essere qui con noi questa sera. Il libro è disponibile, come voi ben sapete, anche sul nostro bookshop. Ma questa sera vorrei che parlassimo di questo lavoro che ha diversi piani di lettura, ma insomma io lancio soltanto la prima palla, come si dice, e mi piacerebbe capire sia dagli editori che anche dall'autrice il perché di questo titolo, che insomma è un po' singolare, è un po' particolare e forse ci aiuta a iniziare il discorso. Ma sovente, Vai tu. scusa, sovente c'è sempre una discussione fra gli autori e l'editore sul titolo, la copertina, no? E credo invece che in questo caso, nella migliore delle tradizioni, se posso dire, olivettiane, abbiamo lavorato assieme in un'equipe che ha coinvolto noi come editori, ovviamente l'autrice. Ma l'archivio, quindi Viotto, tu, Perazzo, eccetera, che hanno lavorato con noi, quindi alla fine è quasi stato naturale scegliere questo titolo, vero Caterina? È Sì. emerso con diciamo, non facilità, ma sicuramente è il modo in cui ha orientato il nostro lavoro, ecco. No, diciamo che tu hai esercitato il diritto di editore su tutto il sottotitolo, no? E questa cosa del pensiero che realizza viene da Apax. Invece, Congegni Sapienti è preso in prestito da Franco Fortini, da un testo di Franco Fortini che introduce una pubblicazione molto bella di cui dopo vedremo le copertine. Volete vedere la copertina del libro nel mentre? Condivido la Sì. copertina. Infatti, mentre Caterina ci presenta la copertina, Eccolo qua. c'è una sorta di arco voltaico, no? Cioè la realizzazione e il congegno. Quindi abbiamo voluto subito scontrarci con il pensiero duro, realizzativo, industriale, ecco, non una cosa filosofica, ma in qualche modo uno scontro immediato col fatto che si realizza qualcosa che poi funziona, un congegno, che è una cosa dura, che sta sulla scrivania, ecco, no? Sì, Franco Fortini usa questa parola nella pubblicazione Visita a una fabbrica, una pubblicazione del 49 che è conservata presso l'Associazione Archivio Storico Olivetti, tra le tante cose che conservano, e racconta dal punto di vista di chi è all'interno dello spazio produttivo le visite che avvengono a una fabbrica. Fa proprio un ribaltamento, perché in questo testo dice: li abbiamo visti passare. E quindi la visita a una fabbrica è una visita che lui mostra con l'occhio di chi è all'interno della fabbrica e non con l'occhio di chi arriva a visitarla. E per lui i Congegni Sapienti sono quelli che sono nati all'interno di questa fabbrica, che è una fabbrica che viene definita come un luogo che vive molto molto intensamente del presente. E conoscendo Fortini sappiamo che quando parla di una grossa intensità del presente, è un presente che è sempre in equilibrio tra il passato e la possibilità di innovare questo
questo passato nel tempo attuale. E i congenti sono per lui sapienti perché sono nati in questo luogo che definisce come un luogo sociale per eccellenza. E quindi le cose che ci dicevamo prima, un po' prima che iniziasse la registrazione, che sono quelle del fatto che abbiamo veramente lavorato a stretta collaborazione, editore, archivio, e io per quanto riguarda la mia parte, sono anche condensate in questo titolo, perché se quello è il luogo sociale, è il luogo della collaborazione, per Fortini è anche un luogo per cui è possibile rendere quello che lui chiama le creature, cose proprie. E in qualche maniera è stato un tentativo di interpretare, quindi di far proprie, di conoscere un po' meglio, essenzialmente il corpo centrale di tutto il libro, che è costituito dai documenti. Sì, io lo chiamo sempre un corpo a corpo con gli archivi. I documenti sono, ne parlavamo appunto con Bandiera, sul fatto che sono testardi, i documenti sono lì, sono pesanti in un certo senso, ma anche ispiratori, e però non possiamo prescindere. Quindi questo corpo a corpo, che ha dato origine anche delle pagine complesse da un punto di vista grafico, perché ogni pagina del volume è una tavola, è stata interpretata, è stata studiata, non è stata quindi un'impaginazione che voleva avere delle illustrazioni. No, queste sono vere e proprie immagini, come si diceva prima, delle immagini che suscitano, che aiutano, che fanno entrare dentro e aiutano il lettore. Quindi in questo senso c'è un sottotesto che sono le didascalie, che è quasi un libro a sé, che dialoga con tutto il resto. Non so se sei d'accordo. Ma allora, a me piaceva molto quello che stavate dicendo, e naturalmente un po' giocando in casa, adesso non voglio fare l'orgoglioso perché tanto non è merito nostro, se effettivamente siamo riusciti in questo tempo a raccogliere questa documentazione vasta, io dico sempre vastissima e profonda, nel senso che ogni volta che noi ci ritroviamo a gestire, ad aprire un fascicolo dei documenti di questo meraviglioso archivio, ci ritroviamo ad aprire una possibile voragine, insomma, no? Di notizie, informazioni, lavori, progetti, no? Ecco, davvero io ho imparato il senso inglese della parola design qui, e cioè che secondo me Olivetti aveva già molto chiaro, e che appunto fa il paio con questi congegni sapienti, e cioè il design non è mai fine a se stesso, il design è progetto, e come tale diventa davvero la modalità di operare da parte di Olivetti. Ecco, avere quindi raccontato in questo volume questa storia, ma con il rigore di chi parte dai documenti, lavorando ad un volume, qui lo dico in maniera spudorata, che io considero bellissimo, bellissimo proprio dai diversi punti di vista, per il rigore scientifico di quello che è di quelli che sono i testi che vengono sviluppati, e che è un rigore scientifico che riguarda sì i testi, ma riguarda anche le immagini che vengono pubblicate, come vengono pubblicate, con quale attenzione vengono utilizzate in questo discorso, su piani di profondità che possono essere molto diversi. E io sono veramente, mi rendo conto che sono esageratamente di parte, ma voglio dire che però è davvero un volume assolutamente meraviglioso per comprendere, per avere una summa del design in Olivetti. Posso aggiungere una cosa, che
noi non è stato un incontro casuale, nel senso che la casa editrice si occupa da più di 20 anni di pubblicare gli archivi e quindi diciamo diventiamo un po' dei rabdomanti in qualche modo lavorando a stretto contatto con gli archivisti e con gli autori, poiché in qualche modo effettuano delle specie di carotaggi all'interno di questi archivi, perché chiaramente partendo da punti di vista diversi, chiaramente possono essere interrogati. Gli archivi, mi piace avere questo pensiero in mente, come delle pagine congelate che aspettano lì la loro occasione di vedere la luce. E quindi il rispetto nei confronti del lettore, per noi l'acribia con cui riproduciamo i documenti, li acquisiamo elettronicamente, poi seguiamo la stampa e l'impaginazione, non è fine a se stesso, non è soltanto un fatto estetico. In questo caso ancora di più, il documento che Caterina scelse e ci ha orientati sicuramente in modo sotterraneo, in qualche modo ha innervato tutta l'opera, è stato lo scritto di Sozzas, giusto Caterina? Ora lo condivido e... Sì, solo un attimo ancora una cosa sul lavoro che avete fatto sulla copertina, perché nella copertina veramente c'è una sintesi pazzesca dei contenuti. Cioè il disegno di Albert Steiner che era sulla copertina del Visita a una fabbrica del 49 è riprodotto e ci sono poi gli altri pezzi dei congegni che da un lato vanno a comporre la lettera 22, iconica insieme a tante altre macchine iconiche, e dall'altro invece il rapporto con il pubblico attraverso uno dei negozi possibili con l'esposizione in strada delle macchine per scrivere. Invece il documento sul quale mi hai sollecitato è questo qua, che è un testo di Ettore Sozzas che ha scritto dopo la morte di Adriano. E mi ripeti le cose che mi hai detto stamattina, ti fa piacere? Sì, il fatto sì. Che non voleva sentir parlare di disegno industriale, no? Sostanzialmente dove viene privilegiata la forma, non sono più le cose ad essere cose, ma diventano monumenti, no? Quindi in questo senso l'idea che abbiamo avvicinato l'Olivetti con una certa semplicità, no? In un certo senso. Questo ci ha orientato a... non è l'Olivetti il monumento filosofico, ma è in realtà una realtà pulsante, viva, piena di persone che hanno lavorato assieme e hanno costruito uno stile Olivetti. Uno stile che era anche e soprattutto saper lavorare assieme, ecco, credo in equipe. Credo allora, che questo fosse il... No? Certo, certo. Allora, una caratteristica di queste chiacchierate che facciamo presentando dei libri, che abbiamo voluto fare, è quella di leggere qualche brano di questo libro. Allora, io vorrei leggere solo questo di Ettore Sozzas, se per voi va bene, perché mi sembrava molto bello, e poi vi lascerei nuovamente la parola. Forme di presenza. Anche se può sembrare un paradosso, Adriano Olivetti quasi non voleva sentir parlare di disegno industriale, perché forse gli sembrava che a parlare di disegno industriale si poteva finire, come succede spesso, per fare cose che non sono più le cose della vita quotidiana, ma monumenti, o meglio, si può finire per girare su se stessi e prendere per reale quello che è soltanto una forma. Cioè prendere i problemi culturali che riguardano o sembrano riguardare il disegno industriale per il disegno stesso, cioè per la realtà del disegno che invece è affondata nelle strutture e nelle complicazioni più vaste e generali di un'intera situazione di civiltà. Il tema caro ad Adriano non era né l'urbanistica, né l'architettura, né la pittura, né tantomeno il disegno industriale. Il tema caro ad Adriano Olivetti era la ricerca dei possibili legami che permettono a tutti i modi umani affermativi ed espressivi di integrarsi in una civiltà, di armonizzarsi gli uni con gli altri e di acquistare in generale armonia, la loro funzionalità, necessità e ragione di essere.
fin dove le cose della cultura e più in generale le singole tematiche e le singole tecniche potevano avere significato in rapporto con altre tematiche e altre tecniche, fin dove certe situazioni potevano dipendere da altre situazioni o essere determinante per altre situazioni, il discorso aveva valore per Adriano Olivetti. Ma se il discorso diventava finito in se stesso, Adriano Olivetti sembrava quasi nascondersi dietro una specie di fastidio e di noia, passava ad altro. Mi sembra veramente luminoso, eh? Sì, davvero luminoso. E poi questo documento è più lungo, questo è solamente un estratto, no? E in realtà viene spiegato bene che il discorso tecnico in qualche maniera gli olivettiani lo trasportavano a un discorso sulla tecnica, quando la tecnica diventa la realtà delle cose all'interno del mondo e della società. E quindi quando c'è quel punto di vista molto simile a quello di Fortini, dove la fabbrica diventa un luogo di lavoro collettivo. In pratica questi congegni sapienti, volendo per forza tradurre Fortini, diventano dei dispositivi relazionali, sia per quanto riguarda gli ambienti in cui vanno ad inserirsi, no? Poi vedremo dopo come vengono recepiti dalla società, descritti rispetto alle utenze differenziate. Però sono anche dei dispositivi relazionali all'interno dell'autonarrazione dell'impresa. Perché se c'è una costante nello stile Olivetti, al quale io mi sono dovuta piegare, mi sono piegata velocemente, non è che ci ho messo tanto, ma mi sono dovuta piegare perché all'inizio pensavo di studiare i designer, i progettisti. E questa cosa è assolutamente impossibile, perché non puoi studiare il designer senza studiare chi ha fatto la meccanica. Non puoi studiare la meccanica senza studiare chi ha scritto i testi delle comunicazioni, delle notizie, di tutti i giornali di diffusione interna. Non puoi studiarlo senza che hai capito poi le persone che sono passate attraverso gli Olivetti che cosa hanno fatto dopo. Quindi non vale studiare una campagna pubblicitaria che poi si chiamava Avanguardia nella tecnica come sottotitolo per questo motivo, se non segui Elio Vittorini anche nel Politecnico, anche in Menabò. E quindi a un certo punto questa cosa dello stile Olivetti, che può sembrare una definizione che semplifica, in realtà è molto più di questo, è proprio un'istruzione. Cioè, metodologica, è proprio un modo per cui una volta che sei lì, e all'inizio non capisci niente dei documenti, Enrico, io 20 anni fa, tu ti ricordi? Cioè, io mi ricordo, Caterina, se mi posso permettere un piccolo aneddoto, scusate, sì. Piccolissimo. Io e Caterina, uno di fianco all'altro, a iniziare la schedatura dei libri rossi, voi sapete i libri esatto, rossi. Esatto, ma proprio iniziare da zero. Da zero, domandandoci che cos'è questa cosa. Allora, per fortuna c'era chi aveva competenze, non come me, insomma, cioè per fortuna c'era Caterina che ha cominciato a leggere i libri rossi e a comprendere quale mondo, cioè come dire, noi non conoscevamo Clino, Trini, Castelli, eravamo oltre 20 anni fa, era un mondo che noi stavamo cercando di cominciare ad assaggiare, capite? E io ho sempre davanti agli occhi lo sbalordimento del volto di Caterina di fronte a questa cosa, che insegnava quello che avete detto un secondo fa, cioè un metodo di lavoro per rendere effettiva la immagine della corporate. Ecco, questo era no? Però poi Marcella Torchetti ci ha portato da Castelli alla Domus Academy a parlare dei libri rossi. Certo, poi abbiamo fatto anche quello, certo. Assolutamente. Non solo ce l'abbiamo fatta, ma ce la siamo fatta raccontare, che è ancora più interessante. Certo. Una delle cose interessanti di questo libro, rispetto al quale io devo ringraziare voi e devo ringraziare Riccardo, è quello che ci dicevamo prima, aspettando gli altri in privato, cioè l'opportunità di avere un libro che sicuramente racconta il mio punto di vista, non mi sottraggo, sicuramente ha un'interpretazione rispetto a quelle che sono le mie capacità. Però insieme abbiamo deciso di
mettere un apparato iconografico e testuale che consente alle persone di arrivare anche direttamente al documento e quindi poi di poter continuare una loro ricerca, che è la cosa più preziosa, perché uno fa una cosa, però questa cosa è staffetta di volta in volta, no? Certo. E c'era un'altra cosa che mi veniva in mente rispetto a questo testo di Sozzas, ed era il fatto che non è la sua interpretazione personale di Adriano Olivetti, perché c'è un testo di Marcello Nizzoli per la decima triennale dove altrettanto si interroga sul ruolo del design e lo connette all'artigianato, lo connette alla produzione, lo connette al saper fare, e quindi di volta in volta le persone che hanno scelto, anche molto molto giovani, quindi scelto con entusiasmo, forse non con tanta consapevolezza, di lavorare all'interno dell'Olivetti, o meglio dell'Olivetti di Adriano, perché comunque rispetto a questi punti di vista era l'Olivetti di Adriano. Sono persone che poi con poetiche differenti, linee di disegno differenti, momenti storici per cui le macchine cambiavano, però hanno avuto tutte un approccio simile, che era quello della collaborazione e del lavoro di squadra. E le macchine, i documenti si trovava progettato da, disegnato da, no? Ogni volta. E poi l'ho già detto, cioè oltre a questo progettato da e questo disegnato da, c'è comunicato da, descritto da, illustrato da, e quindi le storie si diramano, certo, e si amplificano in tutte le... Diciamo una cosa, l'esperienza ci ha anche lasciato nessun amaro in bocca, cioè non c'è stato uno sguardo, diciamo, del bel tempo andato, tutto il contrario. Ci sembra invece che abbia inciso così in modo profondo nella cultura industriale ed è ancora tutto da ci sono talmente così tanti semi industriali di capacità imprenditoriale da sviluppare lavorando su questi temi, che credo mai ci siamo trovati ad avere un pensiero in qualche modo passatista, no? Credo anche in questi giorni, riguardando il volume, abbiamo visto che la sua potenzialità antologica di aprire degli scenari, delle ricerche, ma anche uno sguardo sul presente e sul futuro, è assolutamente consustanziale a tutto il pensiero olivettiano e potrei dire anche all'archivio, no? Assolutamente. Guarda, mi hai proprio, come dire, anticipato. È il tema, questo sì, davvero, dall'inizio della nostra vita, come associazione Archivio Storico Olivetti, ricordo che una delle primissime cose che facemmo fu una serie di incontri che avevano per titolo Un archivio aperto al futuro, cioè una scelta strategica di non cantarsela e suonarsela, come si dice, ma banalmente recuperare da questi documenti quello che diceva un momento fa Caterina, cioè la capacità di vivere il presente in maniera attiva e produttiva e attenta, produttiva per se stessi, per crescere come persone, che era l'idea, come dire, di fondo che aveva Adriano Olivetti, e utilizzando queste esperienze, naturalmente immaginando le nostre di oggi, e cercando di pescare da lì per essere presenti oggi con delle idee che avevano dei valori importanti. E questo fa parte proprio di questo metodo. Quindi il lavoro collettivo che avete più volte ricordato e che io continuo a sostenere sia la vera caratteristica dell'esperienza olivettiana, il lavoro collettivo che non si adagia, ma che ha la capacità di, come dire, voler, che vuole ad ogni costo incidere nel presente per migliorare le condizioni. Poi con una grande attenzione al passato, cioè ogni volta c'era il desiderio e la volontà di ricostruire quello che era stato e di inserire i nuovi prodotti all'interno di un processo molto molto lungo per quanto riguarda la storia della scrittura, per quanto riguarda le invenzioni, per quanto riguarda le ricerche scientifiche. E quindi non mi ricordo il documento qual è, mi sembra Design Process, ma non sono, no,
Two Critical Moments of Design, una cosa del genere. Quel documento di Renzo Zorzi che dice i prodotti non nascono mai orfani, no? Perché sono all'interno dello stile al quale io ho detto o così o non avrei avuto modo di capire niente perché non potevo seguire le singole storie. Dovevo assolutamente affrontare storie collettive e molto articolate. E non nascono mai orfani anche perché poi devono inserirsi nelle case delle persone e quindi ambientarsi con tutto quello che c'è e dalle pubblicità, ma sin dagli anni 20 e poi quelle degli anni 30 e poi ne vedremo qualcuna, in realtà c'è sempre questo testo che è fatto con le parole, ma è fatto anche con le immagini, questo sottotesto che è quello di come questa macchina poteva contribuire e relazionarsi alla vita delle persone. Caterina, quindi, io ti solleciterei a... vuoi andare avanti? No, andare avanti. A rendere, come dire, va, a condividere va. Il va. Non andare avanti, noi possiamo continuare a chiacchierare come preferisci meglio, ma no, nel senso, secondo me è molto bello poter vedere anche, come dire, un'anteprima di questa meraviglia. Insomma. Molto volentieri. Qua c'è questa immagine che è la copertina del catalogo della mostra Stile Olivetti, dove immediatamente vediamo questa cosa che stavo cercando di dire e diventerà più chiara. Nel senso che siamo nel 61 e questa grande O di Olivetti è quella che disegna Balmer, ma la grande O di Olivetti è nata con questo lavoro che si chiamava Storia della scrittura del 38, iniziato da Xanthis Chavinsky e poi dopo continuato da Costantino Nivola, che è qui nell'immagine, in questo ritratto bellissimo, la O si vede qua, ed è una O fatta di ritagli, di collage, di sovrapposizioni, e ci sono due momenti in cui in realtà molto prima del 61, quindi molto prima che la mostra venisse definita, venisse intitolata con questo nome, avesse lo stile all'interno dei suoi obiettivi esplicativi, ci sono due momenti. Un articolo comparso su un giornale svizzero che mi ha suggerito Anna Viotto, di cui adesso non mi ricordo tutti i riferimenti, del 57, in cui si parlava di stile Olivetti. Ma ancora prima lo stesso Giovanni Giudici lo fa nascere nel 1938 con La rosa nel calamaio. E La rosa nel calamaio, che non abbiamo oggi qua tra le immagini, è stata elaborata negli stessi anni in cui è stata elaborata Storia della scrittura ed è quella che meglio esprime questo rapporto tra passato e presente. Perché non esiste, non c'è una macchina per scrivere nel manifesto, ma c'è un calamaio, una penna di calamaio appoggiata, e i calamai diventano portafiori perché la rosa è posata all'interno. E queste sono cose che si ritrovano nei testi di Giudici, nei testi di Fortini, nei testi di Renzo Zorzi, cioè questa consapevolezza che il presente ha un senso ed è il tempo in cui la fabbrica vive e lo stile prende forma. Però è uno stile che prende forma sempre in un equilibrio tra ciò che è stato e ciò che potrà ancora essere. Quindi con una visione del futuro molto simile a quella che tu descrivevi rispetto al vostro quotidiano lavoro e anche molto simile a quella di cui parlava Riccardo prima dicendo non abbiamo fatto un libro melanconico, non abbiamo fatto un libro, diciamo, passatista oppure triste oppure così. Pieno di rammarico per ciò che non è più. Noi per andare a parlare e a raccontare che una macchina per scrivere, per l'appunto scrive, tiriamo fuori la storia della scrittura. Esatto. Cioè, ecco, è questo, sì, è proprio questo. Però costruiamo una macchina per scrivere, è così. E poi ci sono delle cose che... Scusa Caterina, permettimi una cosa, volevo soffermarmi un attimo ancora su questa pagina, se permetti. Sì. Perché quando prima dicevo che abbiamo lavorato su ogni impaginazione, doppia pagina, come una tavola, e io poi sono maniaco delle didascalie che diventano un vero sottotesto che interroga, che obbliga lo studioso anche a tirar fuori tutta una serie di cose che sa ma a volte dà per scontate.
Ad esempio, in questa didascalia si descrive la mano del manichino laggiù in fondo, che vedete nella fotografia, che verrà riutilizzata nella pagina qua a fianco. Quindi, come vedete, non sono illustrazioni, sono immagini che vengono in qualche modo spolpate, vengono interpretate, vengono guardate con uno sguardo che permette al lettore di entrare dentro. Quindi, anche se c'è un ricco apparato iconografico, ogni fotografia, ogni disegno è stato scelto oculatamente, perché ne avevamo veramente moltissimi, no, Caterina? In alcuni casi chi buttava sì, abbiamo dovuto rinunciare a qualcosa, ovviamente, abbiamo dovuto rinunciare, però tutto quello a cui non abbiamo rinunciato è stato molto ben organizzato. Questo sì, assolutamente. No, e poi c'è un'altra cosa che è sempre una deriva preliminare all'argomento che abbiamo deciso di affrontare tutti quanti insieme stamattina, che in realtà esistono, abbiamo parlato di Chamisky che veniva dalla Bauhaus, però esistono una serie di tangenze molto importanti con tutte le avanguardie artistiche del Novecento, almeno in questo periodo iniziale in cui si gettano le premesse per quella che poi sarà tutta quanta la comunicazione olivettiana, dal momento che l'ufficio dedicato a questi studi è stato istituito nel 31. L'immagine successiva, che è un'immagine di storia della scrittura, no, scusatemi, di una campagna pubblicitaria avanguardia della tecnica, diventa incredibile per due aspetti. Uno, immediato, secondo me, che questi sono i caratteri tipografici della macchina per scrivere, e c'è VET che parte del logotipo, e poi ci sono le lettere un po' speciali, caratteri. Ma l'altra è che nel momento in cui io sono andata a leggere il testo di Marinetti sulla rivoluzione tipografica, c'era citato esattamente la necessità di passare da un segno che fosse fatto di puttini, di riccioli, di galee, in rosso antico, per entrare nel nuovo senso della comunicazione tipografica, in cui le forme avevano un carattere giocando sul doppio gioco delle parole, cioè carattere tipografico e carattere espressivo, carattere di personalità. E quindi mi ha fatto piacere mettere anche queste immagini qua. La successiva è la copertina del libro a cui abbiamo accennato, e sulla sinistra c'è una cosa che porta in un'altra direzione, che è molto bella, che è una delle fotografie che sono all'interno di questo volume, dove effettivamente si vedono le donne al lavoro. Nel dettaglio sono donne al lavoro nel reparto, come si dice, il controllo finale, Enrico? Adesso mi viene, poi lo dico, scusatemi, collaudo, grazie Luigi. Perfetto, Luigi, grazie. Nel collaudo, e ci sono questi nastri che si accumulano come spire di serpente. Come spire di serpente non è una mia invenzione poetica, ma è di Ottiero Ottieri. Anna prima ci ha fatto capire che c'è un doppio omaggio oggi, perché la fotografia che avete utilizzato è quella della biblioteca di Pozzuoli, non una biblioteca qualsiasi. Mi avete fatto un omaggio al sud, no? Sì, nell'invito. E Ottiero Ottieri era selezionatore del personale nella fabbrica di Pozzuoli, e contemporaneamente nella sua scrittura di Donna Rum all'assalto descrive proprio questa cosa. E questo era quello di cui dicevo prima, no? Testi e immagini che, al di là di una cronologia, ma anche al di là di una presenza autoriale, sono discorsi che si intrecciano, e si intrecciano di continuo. Non so se Riccardo vuoi dire qualcosa qua, perché dopo c'è il gioco del convivio. Sì, ma la questione, vorrei dire, più che altro è il lavoro editoriale, no? Dove in qualche modo anche l'autore, tu dicevi prima, mi assumo la responsabilità ovviamente del mio punto di vista,
Ma io credo che ci sia stato un grande rispetto, se quello accade, io ci credo molto, nel fatto che il lettore si trovi di fronte a un mondo leggibile, non deve scalare una montagna, ma in qualche modo gli vengono presentati degli argomenti in cui può farsi una propria idea. Ecco. Sì. Quindi in questo senso la maggior chiarezza possibile in tutti i riferimenti che possono essere dati, quindi in qualche modo c'è anche un po' un disvelamento di quella che è la bottega dell'autore, anche dell'editore se vogliamo, dove si vede anche la trama e l'ordito che sorreggono tutto quanto. Ecco, io credo che questo sia un rispetto nei confronti del lettore e sia un'etica del nostro lavoro, e in questo senso le didascalie parlanti, il lavoro doppio, triplo che anche Caterina ha fatto in certe situazioni, andando a ricercare ulteriori, rispondendo delle domande, vadano appunto nella direzione del rispetto del lettore. La cosa più divertente, perché non l'avevo mai fatta in vita mia, però poi alla fine mi sono convinta, e quando mi ha chiesto i titoli giornalistici per le immagini, no? Per cui di volta in volta c'è un atteggiamento leggero e divulgativo, però poi sotto ci hai messo tutte le icone, che sono quella bibliografica, quella dell'approfondimento, quella di altri testi possibili, quella del riferimento ai documenti. Per cui c'è questo gioco nei titoli che mi hai costretto a fare, ma non è che mi sono opposta più di tanto, almeno non mi ricordo di essermi opposta più di tanto, che poi alla fine, anche se leggi solo le didascalie, diventa, solo i titoli voglio dire, diventa un racconto in qualche maniera, perché ognuno... Questa è una cosa molto bella, i diversi piani di lettura che si possono fare di questo libro, molto bella. Sì, perché voglio dire, lui me l'ha chiesto ed era un'offerta alla quale non si poteva dire no, non era una testa di cavallo sul letto, però comunque non si poteva dire no. Io l'ho fatta al mio meglio e quando ho finito ho pensato che, cioè, è da far così, funziona. Funziona la possibilità di rendere familiare un documento, e poi se vuoi lo approfondisci a 2 livelli, a 3 livelli, a 4, a quanti ne vuoi. E poi ci siamo permessi un gioco. Cioè, questa invece è una cosa che io mi sono stupita, che sia l'associazione Archivio Storico Olivetti, sia l'editore abbia accettato, perché questo è un gioco che sovverte qualsiasi tipo di approccio scientifico. È un convivium olivettiano dove abbiamo preso brani dove persone che a volte si sono incontrate, ma a volte no, perché erano in periodi storici differenti, hanno dato la loro definizione di stile Olivetti, però così articolata in realtà non è più la loro definizione di stile Olivetti, ma è una definizione composita. Un po' abbiamo fatto il gioco delle interviste impossibili, no? Questa è una grande deroga, devo dire. Io ci tenevo molto perché mi dà anche l'idea del tavolo di lavoro. Cioè mi dà anche l'idea del fatto, di quello che abbiamo detto all'inizio, del lavoro collaborativo, che comunque ognuno di loro non necessariamente davvero si è seduto allo stesso tavolo, ma è come se l'avesse fatto. E quindi c'è questo gioco di ping pong, di contrappunti, di rimbalzi, e mettendoli insieme tutti esce fuori una definizione omogenea, che è quella di cui stavamo parlando prima. Ovviamente no. Si potrebbe anche pensare che io ho eliminato quelle che non sono definizioni non omogenee. No, non l'ho fatto. Non l'ho fatto. Non c'è stata censura, ecco, diciamo. Non c'è stata. Ma perché faceva parte proprio del dibattito, cioè questo modo di presentare l'espressione di grandi personalità che hanno attraversato l'Olivetti è esattamente il modo, secondo me, con cui in Olivetti personalità con dei caratteri fortissimi, cioè, insomma, voglio dire, Ettore Sozza, se gente di questa portata, ma insomma, libero di Giaretti, Franco Fortini citato, eccetera, eccetera, Renzo Zorzi, insomma, avevano una loro personalità e una loro elaborazione intellettuale
che era assolutamente unica e originale, ma che avevano capito e doveva entrare in un flusso di, come dire, pensiero collettivo che manteneva sia la personalità del singolo, sia contribuiva a un processo comune, insomma, comunitario. Adesso vorrei addirittura usare questo termine, insomma. Guarda, questo è un termine che secondo me non è che va usato, va quasi urlato. Anche perché poi, voglio dire, noi abbiamo parlato di stile Olivetti, no? Però dietro allo stile Olivetti, Geno Pampaloni parla di olivettismo, cioè parla di una corrente di pensiero, per cui esiste una corrente di pensiero autodefinita dai protagonisti, olivettismo, come esistono tutti i riferimenti al personalismo, no? Certo. E al fatto che, voglio dire, una delle prime cose in cui incappi nel momento in cui da Adriano Olivetti passi a Mounier e passi alle edizioni di comunità, quindi alle traduzioni che faceva Franco Fortini, e trovi Simone Weil o Weil, come si voglia, e trovi i personalisti, trovi le cose, capisci che non puoi tanto più dire individuo e società, ma devi parlare di persone e comunità. Certo, no? Certo, assolutamente. Perché ti spiegano il loro punto di vista, ti spiegano che queste quattro parole a due non sono sinonimi. Questa certo. È la faccenda. Certo. Mi piace il fatto che prima Enrico ha evocato i caratteri delle persone, no? Ma i caratteri sì. Sono anche quelli tipografici, quelli della macchina da scrivere. Sì. No? È buffo come sia questo ritorno anche linguistico. Mi piace che volevo farlo echeggiare ancora un attimo nelle orecchie di chi ci ascolta. Sì, se vuoi... Vai. Scusa. No, è molto singolare, adesso anche qui un leggerissimo aneddoto che va via per la tangente, ma è molto singolare che il... penultimo amministratore delegato dell'Olivetti, quando venne in visita qui all'archivio storico, rimase molto colpito dai disegni dei caratteri Olivetti. Talmente colpito da questa cosa che dice: noi di questo dobbiamo fare il nuovo lancio anche della nostra Olivetti di oggi, e fece un bando di concorso a livello internazionale perché designer di tutto il mondo ripensassero a un font, naturalmente oggi un font digitale, che ripescasse da questa storia olivettiana ancora una volta e ne producesse un nuovo carattere, un nuovo font, appunto, anzi una nuova font, come mi hanno insegnato, che è femminile. Esatto. E quindi massimo rispetto per la font. No, questa cosa che femmina me la devo tenere un attimo per la slide successiva. Porca miseria, non lo sapevo, Caterina, chiedo scusa. No, dicevo, scusate, chiudo rapidamente. E questa cosa ha talmente preso tutti noi che ne abbiamo fatto anche un font, anche noi come Associazione Archivio Storico Livetto, in collaborazione con Cappelli Identity Design di Roma, che ha inventato un nuovo font per, in quel caso, per celebrare la lettera 22 due anni fa. Per non parlare, ma per parlare del magnifico fondo che avete su Arturo Rolfo, disegnatore di carattere, che è una cosa incredibile, io sono un po' innamorata di Fortini, e per ricordare che Franco Fortini parla del logotipo Olivetti fatto da Balmer come una parola persona, perché il carattere condensa entrambe le cose, no? Personalità e forma. Caterina, però permettimi, scusa se ti interrompo, però no. ti ha dato quasi una schiacciata, no, Enrico? Ho capito. Hai capito dove voglio andare? La font è femmina. E qua Dio creò la donna, no? Qui in questo caso Brigitte Bardot, no? E in questo caso no. Però allora, abbiamo chiuso il libro con questa immagine. Sì, però a questo punto, prima ancora, ti do io un'altra schiacciata, perché il documento com'è? Il documento?
È testardo. È testardo. Questa è la definizione di Riccardo, esatto. Sì, nel documento è talmente testardo che nel libro precedente io avevo affrontato uno studio sulla presenza della figura femminile all'interno delle pubblicità hollywoodiane, insieme a tutta una serie di considerazioni che riguardavano i servizi sociali, l'assistenza sanitaria e quali erano state le innovazioni dell'Olivetti negli anni 40 e anche un po' prima rispetto a quella che invece era una condizione dell'Italia ancora arretrata. E ho trovato questa immagine di Brigitte Bardot con la valigetta come un beauty case su GO del 1970, dove c'era anche una foto di Richard Burton e Liz Taylor all'aeroporto di Heathrow, sempre con la stessa Valentine valigetta, e c'era un articolo su uno spettacolo di Zizi Jean-Marie nel negozio Olivetti di Faubourg Saint-Honoré a Parigi, dove lei ballava scosciatissima con una Valentine e cantava Lettera a Johnny. Nella mia fantasia ho detto, vabbè, è un uso del testimonial. Poiché il documento è testardo, cercando ancora, in realtà ho trovato che questa stessa immagine era stata pubblicata invece su Notizie Olivetti nel 69, quindi voglio dire, voi dite un anno che differenza fa? E un anno in questo caso ha fatto la differenza, perché in questa fotografia Brigitte non è testimonial dell'Olivetti, ma quella macchina per scrivere è un oggetto di scena. Questa stessa foto è ancora tra le foto pubblicitarie di comunicazione dell'Hotel Forum di Roma, perché è stata scattata mentre lei usciva dall'Hotel Forum di Roma e alcuni portantini avevano altri bagagli, altri oggetti. E in questa fotografia Brigitte Bardot indossa un abito di scena. Il suo personaggio si chiamava Claire e il film era un bruttissimo film, posso dirlo, fatto da Jean Aurel, che si chiamava Les Femmes. Cosa fa? Cosa interpreta Brigitte Bardot all'interno di questo film? La segretaria. L'annuncio con cui viene assunta è un annuncio ambiguo. Nel senso si cerca, si segretaria, dattilografa, disposta a lavorare giorno e notte e che possa offrire tutto ciò che una donna può offrire a un uomo. E quindi cadiamo in un cliché totale, certo. No? In un cliché totale del fatto che l'emancipazione femminile, che di fatto avveniva attraverso vari lavori tipo la sartoria o la dattilografia, comunque per i ben pensanti doveva essere un'emancipazione a tempo e arrivare al matrimonio in un modo o nell'altro. E allora, dopo che aver fatto questo errore interpretativo del documento, sono messa a studiare un po' di più, affrontando proprio quello che è il tema della segretaria e della dattilografa all'interno delle comunicazioni, e si parte dall'illustrazione italiana degli anni 20 e ci sono anche dei riferimenti un po' più precedenti del 1913, mi sembra, della Underwood, che in una fiera negli Stati Uniti per la prima volta, però poi tutta la storia dell'Underwood non la possiamo fare adesso, Enrico. Comunque, direi di no, anche no. Perché io devo tenere d'occhio l'ora. Allora io vado veloce. E abbiamo pochissimo tempo. Vado veloce. E ahimè. La Underwood era stata la prima, in verità, in questo senso l'Olivetti non ha un primato, a mettere in scena una performance per cui allo stand, a questa fiera tecnologica, c'era Miss Jordan, la dattilografa che batteva a macchina, veramente, di fatto. Cosa che poi è stata utilizzata all'interno della comunicazione Olivetti, dei negozi, della possibilità di esperire le macchine per capire effettivamente quali fossero le possibilità. Devo fare una citazione velocissima, perché poi mettermi a studiare tutta questa storia delle dattilografe o segretarie che fossero
mi ha portato lontanissimo, cioè mi ha portato a un libro di Graham Allen che usa uno pseudonimo femminile quando scrive alla fine dell'Ottocento un libro che si chiama The Typewriter Girl, dove invece c'è una rivoluzionaria, perché la protagonista che si chiama Juliet parte da uno studio scientifico di un certo Samuel Butler e dice: l'Iliade l'ha scritta un uomo, va bene, però l'Odissea l'ha scritta una donna. E l'Odissea l'ha scritta una donna perché se l'Iliade è l'epica dei fatti, l'Odissea è l'epica del mistero e dell'immaginazione. E Juliet è una dattilografa, segretaria, che decide in epoca vittoriana di non sposarsi e quindi di fare scandalo. E da lì ci sono tantissimi film, sino a quelli del neorealismo, Roma ore 11, o che ne so, Tutti pazzi per Rosie del 2013, eccetera, eccetera. Ma quali sono state invece le donne della pubblicità Olivetti delle prime, proprio degli anni 20? Sono state quelle di Dudovic, no? Che Certo. erano delle flappers. Dudovic era un grafico, illustratore, che aveva lavorato anche molto per la Rinascente, sapeva benissimo qual era il valore di un taglio di capelli, di un vestito, di una lunghezza, di una piega e di quel che era, e le veste come le flappers, che sono quelle che sono state descritte per la prima volta da Zelda Fitzgerald nel 22. In tutto questo andirivieni, Stati Uniti, Parigi, Europa, America. E quindi la storia di Brigitte Bardot all'interno di questo bruttissimo film di Jean Aurel, che poi racconta più o meno le stesse cose che racconta L'uomo che amava le donne di Truffaut, che invece è un film molto seducente, è sì una segretaria, è sì quella che ha risposto all'annuncio rispetto alla quale era disposta a fare tutto, ma è quella che sovverte un po' come nel libro del 1897 le regole, perché alla fine è lei a sedurre ad abbandonare lo scrittore in crisi. E quindi la Valentin ci sta bene, cioè, anche se non è testimonial, in qualche maniera l'elemento sovversivo che questa macchina per scrivere introduce all'interno della società e all'interno della comunicazione olivettiana si combina bene con questo ribaltamento dei punti di vista. Certo. Andiamo un po' veloce qua su quelle che sono le campagne e le pubblicità e anche altri filmati che riguardano la stessa comunicazione della macchina sono fortissimi perché c'è questo filmato dove la vecchia Inghilterra, di questa signora monocromatica, modello regina Elisabetta, che fuma il sigaro di Churchill, la vecchia Inghilterra viene contrapposta alla nuova Inghilterra, quella delle minigonne, quella delle liberazioni, quella dei punk. Poi c'è da dire una cosa, che sì, è vero che Sozzas e tutta la sua squadra hanno fatto un lavoro fortissimo dal punto di vista della comunicazione e hanno anche inserito i reportage. Però io mi sono chiesta, e ancora non so bene la risposta, quanto fosse necessario rispetto al fatto che la meccanica della Valentin è esattamente uguale alla meccanica di queste altre cinque macchine, e che quindi sull'aspetto in quel determinato momento storico, si sia investito mo molto di più utilizzando una meccanica preesistente. Non lo so, non ce l'ho la risposta a questa domanda. Enrico mi sta guardando, sta facendo le facce, non so. Ma no, allora sì, io non ho ovviamente neppure io la risposta, ho solo Sì. delle idee, cioè le idee erano quello che forse per Ettore Sozzas era siamo dentro questa cultura, ci siamo fino in fondo e allora se stiamo parlando di rivoluzione, dobbiamo rivoluzionare anche il senso della macchina per scrivere portatile. Sì, e lo ha fatto. Lo ha fatto, però questa è un po' la stessa storia di Brigitte Bardot. Io all'inizio mi sono innamorata della Valentin, pensavo che fosse stata una reale rivoluzione dal punto di vista dell'uso, della comunicazione, dei racconti, e poi sono andata a ritroso e ho ritrovato anche il colore rosso, no? Che sembrava Certo. dovrebbe essere attribuito solo a quel momento storico. Perché io mi ricordo che nei primi testi ho scritto: ah, era il 69, il rosso colorava tutti i muri, così la Valentin. Poi
Qua l'abbiamo iscritta in una pagina rossa, e l'abbiamo fatta grigia, quindi abbiamo lavorato su questo. Poi studiando ho scoperto che la prima portata di Olivetti era rossa, la lettera 22 era stata rossa, e che questa, quindi, questa continuità non è, fa parte del discorso iniziale. Cioè fa parte del fatto, sicuramente esiste una squadra nuova che sta progettando con Ettore Sottas come protagonista principale, però affiancato da tanti altri protagonisti che sono stati tutti fotografi che si sono dedicati ai reportage, perché la Valentine è stata portata per strada, nei campi da gioco, per le scuole, negli aeroporti, nei mercati, e cosa che... Ci torniamo un secondo dopo alle segretarie, non me le dimentico. Però vai nello smart working degli anni sono 30. Arrivata. Eccola lì. Cose che erano accadute con la MP1, che è una macchina del 1932, e dove il fatto solo di essere portatile in realtà spostava l'attenzione dalla dattilografa segretaria alla donna che poteva scrivere a casa, poteva scrivere all'aperto, poteva scrivere in riva al lago. E queste sono le immagini, ma i testi di questo opuscolo pubblicitario, questo qua che si chiama Olivetti Portatile, sono magnifici, perché ogni colore viene assegnato a un componente della famiglia. E poi insieme a questi vado a quello lì che piace tanto a Riccardo, che è qua. Insieme a questi ci sono quelli per cui venivano fatte comunicazioni differenziate, una volta per le forze dell'ordine, una volta per i sacerdoti, sino a che non c'è tutta una storia inventata dallo scrittore Egon Milkel, che è quello che ha scritto Il Monsone, che dice che la Valentine è la compagna di viaggio, non la Valentine, perdonatemi, vedi che cosa succede, che la MP1 è la compagna di viaggio che l'ha accompagnato in tanti naufragi e nelle isole del sud del mondo. Questa fotografia che vedete, i quattro colori, Olivetti Portatile, il rosso, il verde, il blu e il grigio, abbiamo fotografato sul tavolo proprio dell'archivio Olivetti per far vedere come anche la rilegatura, i quattro colori vengono rappresentati in quel modo lì, ritagliati, quindi anche la comunicazione veramente di una raffinatezza, di una modernità incredibile. E nel testo l'azzurro era dedicato agli adolescenti appassionati di sport, il rosso alla donna che scriveva le lettere d'amore, il verde a quella che doveva fare le liste della spesa, quindi in un assetto un po' più borghese, stabile, no? E quindi c'era sempre questa cosa delle persone, dei caratteri, della personalità che si incrociavano con i colori. Io non posso fare a meno di parlare, quando parlo della figura femminile, di questo manifesto che è sulla destra, che è di Chavinsky, perché è un'eccezionalità, nel senso che è una sperimentazione, un'elaborazione fotografica che deriva direttamente dalla Bauhaus. Però è stato Enrico che a dirmi: ma quella è Maria Grassis, cioè quella è l'operaia del collaudo. E questa storia come venne fuori, Enrico? Sì, questa storia venne fuori, come succede a volte, perché le fonti non sono solo scritte, ci sono anche quelle orali. Nella fattispecie una telefonata, banalmente una telefonata di un signore che mi chiama al telefono in un qualunque giorno d'archivio e mi dice: buongiorno, senta, lei conosce, vero, il manifesto della P100, della MP1, sì, di Chavinsky, la signora col cappello? Sì, dico, sì, certo, sì, sì, ce l'abbiamo. Ecco, guardi, ma lei sa com'è la storia di questa signora? No, veramente no, non so. Quella era un'operaia dell'Olivetti. Chavinsky andò, quando gli venne dato l'incarico, vide la macchina e poi cominciò a guardarsi attorno in fabbrica per capire che cosa quella macchina, chi aveva fatto quella macchina, cominciò a guardarsi attorno, e proprio lì dove si facevano i collaudi e i montaggi individuò Maria Grassis, questa giovane operaia,
per la, che evidentemente, come vedete, molto bella, e lui rimase molto colpito e le propose di poter fare da modella a questa macchina per scrivere. E questo signore concluse la sua telefonata dicendo: ecco, Maria Grassis era mia zia e siccome questa cosa non l'ha mai scritta nessuno, io volevo lasciarla detta a voi in modo tale che anche voi e la possiate riportare. E tu me l'hai fatta scrivere. Certo che te l'ho fatta scrivere, per forza, se no, che discorso, per forza. Certo. E c'è un passaggio dalle flappers di Ludovic a dei modelli veramente hollywoodiani, da telefoni bianchi, e bello è quello della portabilità, no? Per cui sono all'esterno, non si vede il fondo, non si vede niente, ma c'è il cappello. Riccardo, torno ai tuoi disegni preferiti. Okay. Molto rapidamente, perché siamo molto in chiusura. Rapidamente, molto rapidamente, vai. Ma vedete queste tinte piatte che poi venivano utilizzate anche nel c'è questa separazione fra questi due mondi, no? Il mondo raffinato, il mondo di questa ambientazione appunto anni 30, straordinaria, dall'altra parte il librettino alla segretaria scaltra, quasi futurista, dove c'è tutto questo movimento, eccetera. Quindi abbiamo creato questo contrasto. Lo faccio proprio vedere qua anche, dai. Esatto, vedete questa donna dove i capelli sono tutti intrecciati, no? È lei che si sposta da una parte all'altra e quindi super, super indaffarata, l'abbiamo messa anche in texture, ed è veramente un manifesto, questo della segretaria scaltra. Sicuramente la pubblicità, specialmente quella campagna che viene fatta negli Stati Uniti, varrebbe la pena poterci dedicare del tempo, perché creò una serie di polemiche non indifferenti, lo so, no? Questa. Provo a raccontarla super veloce, però di questo voglio dire che i disegni sono di Fulvio Bianconi. Sì, Fulvio Bianconi è la stessa persona che ha progettato le lampade realizzate da Venini per il negozio sulla Quinta Strada a New York. E quindi non è solo quel clima collaborativo per cui ognuno faceva il suo, no? Era anche quello proprio di fare anche cose differenti a seconda delle circostanze. E, altri disegni filmati, manifesti in cui viene utilizzato il tema delle segretarie sono questi qua di Balmer. Questi nello specifico sono dei fotogrammi. E poi c'è una storia di come tutto questo prodotto in Europa viene prodotto negli Stati Uniti sempre intorno al 70-72, perché viene incaricato di fare questa campagna che doveva in qualche maniera far sì che le macchine IBM facessero un passo indietro rispetto a un passo avanti desiderato per le Olivetti sul mercato. E George Lois fa una campagna che si chiama Join the Olivetti Girl, che è esattamente lo stesso titolo che riprende Balmer quando poi fa queste opere in un momento successivo. E il modo in cui lui crede di poter convincere il pubblico è quello che una macchina Olivetti non cambierà solo il tuo lavoro, ma cambierà anche la tua vita, e una macchina Olivetti procura più divertimento, e l'Olivetti fa parte, è la macchina dei sogni di tutti quanti gli americani. Quindi con un linguaggio al quale noi sino adesso non siamo stati proprio abituati. Cosa successe? Successe che il movimento nazionale femminista americano fece dimostrazioni sia sotto l'ufficio di George Lois sia sotto la sede dell'Olivetti, perché ritenevano che l'appellativo girls fosse riduttivo e che questo solito stereotipo della segretaria che in qualche modo doveva piacere al capo ufficio, sottostare al capo ufficio. George Lois aveva anche usato una frase che in qualche maniera non mi ricordo, ma che giocava su questa ambiguità. In realtà gli costò l'appellativo di maschio sciovinista e gli costò una contestazione di piazza reale. Poi i movimenti femministi negli anni 70 erano energici e presenti su tutti i fronti. Però a quel punto c'è un colpo di genio, perché George Lois convoca alcune rappresentanti del movimento, cerca di capire il punto di vista e sovverte completamente la campagna, uscendo con un manifesto che Riccardo vi può mostrare perché ce l'ha là. Eccolo qua. Io posso forse
levare la condivisione in modo che sia ancora ecco più qua. Evidente. Ecco, vedete lui, ecco. Lo vedete ovviamente al contrario perché la telecamera... Sì. E fa parte di una nuova serie che non è più Join the Olivetti Girls, ma non tutte le ragazze Olivetti sono ragazze. E Jonathan è un quarterback di una famosa squadra di football americano. Insieme a questo manifesto girano anche uno spot pubblicitario dove la capo ufficio è femmina e usa tutte le sue armi di seduzione nei confronti di quello che doveva essere considerato un macho all'interno della cultura americana e che invece in qualche maniera si vede anche dall'immagine, ironicamente molto dolce, no? Con il capo, sì, un po' reclinato, ironicamente si presta a questa cosa. Dalle macchine volevamo andare all'uso degli arredi, dagli arredi volevamo andare all'ergonomia, non c'è tempo, però io la parola ergonomia la devo dire perché Enrico ha un annuncio da fare, no? Sì, me lo sono già dimenticato, non me lo sono dimenticato. Non me lo sono dimenticato, in realtà sono due gli annunci. Aspetta, io vado alla slide così perlomeno sì, abbiamo la sì, slide. Sì, certo. Allora, il primo annuncio, siccome abbiamo parlato molto di Franco Fortini, la nostra associazione, Associazione Archivio Storico Olivetti, presenterà un libro di un autore il cui nome è Balicco, il 4 maggio prossimo noi faremo questo momento di incontro qui ad Ivrea nel presentare questo libro e nel in qualche modo parlare con alcuni esperti, insomma, da cui Bruno Lamborghini, che è stato presidente dell'Associazione Archivio Storico Olivetti, Norberto Patrignani, docente del Politecnico di Torino, che si interessa di ethics computer ethics, scusate, e con loro si parlerà di umanesimo e tecnologia, i temi insomma carissimi a Franco Fortini, presentando questo ultimo lavoro di Balicco. Caterina mi ha dato la tu, l'11 di maggio presso il Cinema Boaro di Ivrea faremo una celebrazione dei 60 anni del Cineclub di Ivrea, uno dei frutti più continuativi di quello che fu la Biblioteca Olivetti e il primo centro culturale Olivetti, cioè il Cineclub Olivetti, una rassegna che da allora tutti gli anni viene portata avanti qui ad Ivrea con una rassegna di film di vario genere tipo, e in questo caso l'11 di maggio alle 21 invece ci sarà una rassegna di film soprattutto del grande regista Magritte, in cui appunto verranno fra le altre cose raccontate anche temi legati all'ergonomia che veniva studiata con molta attenzione in Olivetti. Io devo dire quello che ha detto Riccardo oggi, che qua comunque abbiamo una donna vitruviana, giusto per rimanere nel certo. Femminile. E poi permettimi una cosa, perché tra le persone che sono qua stasera con noi c'è il direttore del mio dipartimento che si chiama Ornella Zerlenga, e lei è la curatrice di una mostra che faremo insieme, non ti stai liberando. Si sta liberando di me, anzi la squadra è molto più fornita questa volta. Ornella, hai piacere di intervenire? Non mi sente? Sì, ho sentito. No, eccomi, avevo il microfono spento. Okay. Vabbè, innanzitutto complimenti. Benvenuta, ci benvenuta. Conosciamo, grazie. Innanzitutto complimenti perché... Vabbè, conosco Caterina, inutile, sono di parte, però voglio dire, il libro è veramente uno spaccato interessantissimo, una chiave di lettura molto intrigante e poi soprattutto molto vera, insomma, quindi veramente complimenti, insomma, grazie per la grafica, per la anche per come gli elementi sono stati effettivamente raccontati, veramente complimenti. Sì.
ha ragione, anch'io mi aggiungo a questi complimenti. Se posso dire un'ultima cosa, ovviamente da editore dico comprate il libro, e quindi questo evidentemente per tutte le curiosità che in qualche modo abbiamo suscitato, perché abbiamo appena punzecchiato, no, la pelle di questo volume. No, Riccardo, siamo stati veramente, non lo so, Speedy Gonzales. Veramente. No. Sì. La seconda cosa, volevo anche dire che l'archivio, cioè il mondo Olivetti è archivio, documenti, ma è anche biblioteca. Cioè, in realtà questi due mondi dialogano in un modo così forte, Caterina l'ha evocato più volte questo elemento, e sicuramente anche Anna Viotto, che ci ha aiutato in questo senso come biblioteca, appunto, è stato veramente un lavoro collettivo, l'abbiamo già detto, e so di annoiarvi magari, però anche la presenza dei libri, quindi della produzione intellettuale, è veramente un tutt'uno, e Caterina, grazie all'aiuto dell'associazione dell'archivio, siamo riusciti in qualche modo a dipanare qualcuno dei fili che presentiamo nel libro. E siccome io vi ringrazio e siccome, e concludo, insomma, salutando ovviamente Anna Maria Viotto, che sarebbe dovuta intervenire al mio posto, e che io Anna, faccio un saluto. Più modestamente ho dovuto sostituire, perché ha avuto un infortunio e quindi non poteva, perché noi cerchiamo di essere rigorosi con la legge, non poteva intervenire lavorativamente, ma ovviamente ha partecipato come ascoltatrice. Però Anna, se vuoi dirci due parole, ben volentieri. Ma non volevo, non penso che ci sia più tempo, non so, non vorrei. L'unica cosa che volevo solo ricordare è quello che ha detto poc'anzi adesso Riccardo, che il libro è stato recensito da Elena Della Piana, e Elena Della Piana ha detto che questo, che Caterina ha avuto un coraggio pazzesco ad avventurarsi e a prendere questo filone dello stile, che ha declinato poi, come avete raccontato in questi in questa ora, e che questo libro, giusto per gli ascoltatori, per fare così, per invogliare ancora di più, Elena Della Piana dice che ha capito ancora più il senso del design of thinking, che per questo libro lo racchiude, ma però è stato impaginato come una rivista di design. Questo a merito a Riccardo, all'editore. E per quello che dicevi adesso delle biblioteche, ci fa un appunto, perché nel senso della public history, cioè tu hai preso, Caterina, tu hai preso in considerazione tutta una serie di aspetti, letterati, ovviamente i prodotti, i congegni sapienti, tutto quanto, però Elena Della Piana ci dice, beh, però nel valore della public history, però non è stato quasi non preso in considerazione tutto il discorso del sociale, dell'etica e via dicendo. Però non è una dimenticanza, ovviamente, è un suggerimento, no, per altre cose. A parte il fatto che Elena è anche lei una grande studiosa, quindi voglio dire, lo può affrontare se vuole. Brava, sono d'accordo. Diremo ad Elena di cominciare un buon lavoro su questo tema. Sono d'accordissimo, perché capito? Cioè, voglio dire, tutto non si poteva trattare in un libro. Esatto. Questo innanzitutto studio. Certo. È stato uno studio. Comunque la recensione di Elena è veramente bellissima, mi è piaciuta moltissimo, soprattutto perché mi ha detto che ragiono come un flipper. Cioè che boom, 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 passo da una parte all'altra, e io adesso questa cosa la continuo a raccontare, dico che è stata lei a mettere la parola, però io continuo a raccontare che questo è il modo, cioè che ci credo al flipper. Bene. Anche a quello lisergico della pubblicità della Valle. Ecco, brava, stavo pensando a quello anch'io, vedi che ormai Bene, sentite, sono costretto, ahimè, a salutarvi. Faccio Enrico, faccio un saluto. No, sono usciti tanti spunti interessanti, ma adesso potremo parlare ore. No, il tema della biblioteca, del design, le ultime cose che ha detto anche Anna. Io in realtà volevo, siccome il 4 maggio a Milano, all'Adi Museum, c'è l'inaugurazione della mostra sui comparsi d'oro, sui 16 comparsi d'oro Olivetti. Sicuramente questo libro, no, che non tratta solo i compassi d'oro, comunque attraversa tanti momenti anche diversi, in realtà può anche essere qualcosa che potremmo poi riprendere in quel periodo, magari inventarsi qualche altro racconto, magari mirato su quella parte di
no, di contenuti che sono legati a quell'esperienza. Lo dico perché è interessante il tema della mostra, perché parte il 4 maggio e sarà attiva e operativa a Milano anche durante il salone di giugno, quindi comunque ci sarà molto da fare, molto da raccontare. Un'occasione potrebbe anche essere quella di riprendere i discorsi iniziati stasera, ecco. Gaetano, grazie. Molto volentieri, più verso giugno che maggio, perché così ci organizziamo un attimo e poi sarà anche l'occasione per vederci di persona. Assolutamente, va bene, volentieri. Sì, va bene. Bene, così abbiamo anche organizzato la presentazione, la prossima presentazione del libro, e quindi ci possiamo, direi, salutare. Abbiamo abbozzato l'organizzazione della prossima presentazione del libro. Comunque, veramente, amici, grazie. Sì, davvero, di cuore, grazie a tutti voi, veramente. E ci sentiamo presto a questo punto, la prossima. Grazie ancora a tutti, buona serata. Ciao. Arrivederci.